Cari amici, buongiorno da Serafino Massoni. Non credo di sbagliare nel dire che sono stati compiuti dei gravi errori nei confronti di Alberto Bevilacqua da parte di insigni giornalisti del Corriere della Sera. Per esempio, sul Corriere della Sera di domenica 20 aprile 2008 illustrissimo giornalista Francesco Cevasco ci parla della nuova edizione del romanzo La polvere nell'erba e ci dice che ora l'editore Einaudi lo ristampa dopo che lo aveva stampato nel 2000. E poi Francesco Cevasco ci fa il suo bel servizio dicendo che E La polvere nell'erba è il primo romanzo di Alberto Bevilacqua. Bevilacqua lo scrisse che era ancora giovane, lo scrisse nel 1955, però non fu mai pubblicato, rifiutato da tutti i grandi editori, ci dice Francesco Cevasco, giornalista ben pagato del Corriere della Sera. Non fu mai pubblicato da nessuno per motivi ideologici, perché il romanzo si soffermava sulle tristi vicende dell'immediato dopoguerra, quando i partigiani fecero quello che fecero nei confronti dei fascisti, i quali a loro volta avevano fatto quello che avevano fatto. Si trattava della verità, il giovane Alberto Bevilacqua aveva scritto la verità, poteva anche essere pubblicata questa verità. Invece no, i grandi editori lo rifiutarono tutti, questo romanzo che Bevilacqua aveva scritto nel 55, e glielo rifiutarono tutti nonostante i pareri molto favorevoli di Pierpaolo Pasolini e di Leonardo Sciascia. Quindi il nostro bravo Francesco Cevasco ci dice che La polvere nell'erba, primo romanzo di Alberto Bevilacqua, ha dovuto aspettare il 2000 per essere pubblicato da un grande editore come Einaudi, e che adesso, siamo nel 2008, Einaudi fa una nuova pubblicazione, fa una nuova edizione. Bene. E torniamo adesso all'anno 2000. Stesse cose, il nostro bravo critico letterario del Corriere della Sera, uno dei tanti critici letterari, Giovanni Pacchiano, nel 3 giugno del 2000, Giovanni Pacchiano scrive che Einaudi pubblicava per la prima volta il romanzo La polvere nell'erba di Alberto Bevilacqua, scritto nel 1955, mai pubblicato. Infatti c'è scritto qua: è in arrivo il romanzo finora inedito. Giovanni Pacchiano, anzi qua c'è scritto Pacchiani Giovanni, perché ricavo la notizia dall'archivio del Corriere della Sera, dove si mette prima il cognome e poi il nome. È chiaro, è un archivio, eh. Ma invece le cose non stanno così. Il romanzo uscì nel 1962. Nel 1962. E per le edizioni, Edizioni Salvatore Sciascia, omonimo del grande scrittore Leonardo Sciascia. Il romanzo uscì nel 1962, lo vedete, vero? Ecco, allora, come mai questi strani errori? Perché questi errori? Eccolo qua. Perché questi strani errori? Perché non si è voluto citare che il primo romanzo di Alberto Bevilacqua, La polvere sull'erba, fu rifiutato dalla grande stampa, ma fu accettato da un piccolissimo editore? Per quale motivo? Per quale motivo si è voluto occultare questa verità? È stata una disinformazione? È stato voluto questo errore? Mi sembra impossibile che grandi giornalisti come Francesco
Francesco Cevasi e come Giovanni Pacchiano, grandi, grandi, hanno in mano le pagine letterarie loro del Corriere della Sera, con loro non si scherza, pagati bene, ritengo anche pagati bene, per quale motivo loro non hanno detto che il romanzo era stato pubblicato nel 1962 dall'editore Salvatore Sciascia, mi pare che la città sia Caltanissetta, ma non sono sicuro, comunque un editore siciliano, un piccolo, un micro editore, ma che forse il suo primo romanzo l'ha pubblicato a pagamento, e Alberto Bevilacqua, ma non ci sarebbe niente di male a dirlo, ci mancherebbe altro, Italo Svevo li ha pubblicati tutti a pagamento i suoi romanzi, mi pare dal primo all'ultimo, perché puzzavano di psicoanalisi e non glieli pubblicava nessuno, ma anche Alberto Moravia, il suo primo romanzo, Gli indifferenti, l'ha pubblicato a pagamento. Quanti hanno pubblicato a pagamento, quanti grandi scrittori il primo romanzo l'hanno pubblicato a pagamento. Quindi o è disinformazione questa di questi due giornalisti del Corriere della Sera, oppure non hanno voluto dire che magari Bevilacqua ha pubblicato a pagamento. Io credo che sia disinformazione. Comunque, meno male che c'è internet che ci dice come stanno le cose, perché internet che controlla adesso i giornali anche attraverso quelli che fanno i video come i miei e non a pagamento, io non sono pagato da nessuno, invece questi giornalisti sono pagati e dovrebbero fare un'opera di informazione corretta. No, non ci hanno detto che questo romanzo scritto nel 55 è vero che per apparire nella grande editoria ha dovuto aspettare il 2000 con Inaudi, ma è anche vero che era già stato accolto nel 1962 da un piccolissimo editore siciliano e titolare della casa editrice Edizioni Salvatore Sciascia. Allora, io spero che questi bravi giornalisti del Corriere della Sera abbiano l'umiltà di rispondere e di dirci, mi riferisco a Francesco Cevasco e a Giovanni Pacchiano, perché non hanno informato i loro lettori che il romanzo di Alberto Bevilacqua era stato pubblicato, scritto nel 55, rifiutato dalle grandi case editrici, ma accolto già nel 62 da una piccola casa editrice, forse a pagamento. E gli ascoltatori, i visitatori di internet attendono ansiosamente la risposta di questi due grandi giornalisti del Corriere della Sera. Cari amici, vi saluto caramente, vi do appuntamento al prossimo video. Tanti saluti da Serafino Massoni.